il castello di Sar, nella Valle d'Aosta. La singolare decorazione delle gallerie e delle sale interne fu realizzata durante il secolo scorso utilizzando centinaia di corna di stambecchi e di camosci caduti sotto i colpi dei re Sabaudi e dei loro cortigiani. Il castello, infatti, era stato edificato da Vittorio Emanuele II come punto di partenza per le sue abituali battute di caccia nella riserva del Gran Paradiso. Queste elaborate composizioni, troppo macabre e troppo ingenue per essere davvero divertenti, suggeriscono più di una riflessione sulla mentalità, sul livello culturale e sul buon gusto dei proprietari. E tuttavia, forse proprio per questo, i trofei di Sar ci aiutano a capire il carattere provinciale della corte sabauda meglio di quanto lo facciano le stesse fotografie d'allora. Ed offrono alla nostra fantasia l'occasione per donare a quelle lontane e sbiadite immagini un ipotetico soffio di vita. Nella caccia, così come era praticata dal re, non c'era solo il desiderio barbarico di abbattere una preda inerme o la vanità di mostrare l'infallibilità della propria mira. La ricerca della selvaggina lungo i disagevoli sentieri dei monti rappresentava anche un pretesto per liberarsi periodicamente dalla soffocante etichetta di corte e dalle responsabilità di governo. Permetteva di ammirare paesaggi particolarmente affascinanti. Giustificava il bisogno di compiere un sano esercizio fisico in compagnia di amici fidati. Aiutava a sperimentare emozioni semplici e schiette, guidati dalla deferente competenza dei guardiacaccia e dei battitori locali. L'atmosfera suggerita da questa ricostruzione in costume, che abbiamo filmata sul versante piemontese del Gran Paradiso, non dovrebbe scostarsi molto da quella che era la realtà di allora. Anche se, verosimilmente, le vere cacce reali coinvolgevano un numero molto maggiore di montanari. La riserva dava da vivere a una gran quantità di persone. Erano gli stessi valligiani, assunti come guardiacaccia e battitori, a vigilare per tenere lontani i bracconieri. Solo il re e i suoi aristocratici amici avevano il diritto di abbattere la selvaggina della riserva.
battitori finalmente hanno individuato un branco di stambecchi. La posizione è propizia. Ora il tiro a segno può cominciare. Erano passatempi crudeli, senza dubbio, se li giudichiamo con la sensibilità di oggi. Però, anche quando si risolvevano in autentiche carneficine, le battute reali recavano alla fauna della montagna un danno molto minore di quello provocato altrove dalla endemica pratica della caccia libera. Prova ne sia che lo stambecco venne sterminato ovunque, lungo tutto l'arco alpino, con la sola eccezione del Gran Paradiso. Il Gran Paradiso. Le vallate, le vette, i ghiacciai che avevano costituito la riserva reale divennero dal 1922 il primo parco nazionale italiano. Oggi è quasi impossibile pensare a questo gruppo montuoso senza collegarlo immediatamente al più prestigioso dei nostri parchi. Gran Paradiso, l'unico monte di 4.000 metri interamente italiano. L'origine del suo nome, così evocativo, resta incerta. Forse si tratta di una interpretazione poetico-religiosa del termine dialettale Gran Parei, che significa semplicemente grande parete. Altri, invece, hanno voluto vedervi un'allusione al paradiso degli animali selvatici, che la riserva regia proteggeva dalle aggressioni dei montanari locali. Anche se una simile etimologia appare piuttosto improbabile, una cosa è certa. Il Gran Paradiso è stato e resta il regno per eccellenza della fauna di montagna. È quasi primavera. Una coppia di giovani ricercatori segue ormai da varie settimane un gruppo di camusci. Due raccolti pietre. 13 meno un minuto, Pier sta salendo verso sinistra, mi fanno per terra. Sembra NK. Ah, l'ha marcato, sì. Marcato. Ad alcuni degli animali è stato applicato un radiocollare. Solo grazie alla strumentazione di cui dispongono e al loro puntiglioso lavoro sul campo, i ricercatori alla fine dell'anno potranno conoscere dettagliatamente le abitudini e i comportamenti di queste affascinanti antilopi di montagna. Anche se da molto tempo nessuno attenta più alla loro vita, i camusci del parco mantengono un atteggiamento diffidente nei confronti dell'uomo e non si lasciano mai avvicinare troppo. Allo stesso modo si comporta la marmotta, che scava le sue elaborate tane al limite dei pascoli più alti.
il passaggio continuato di turisti ed escursionisti può rappresentare un serio pericolo per la sopravvivenza di questi simpatici ma timidi roditori. Le marmotte si rifugiano precipitosamente nelle tane al minimo cenno di pericolo e vi rimangono a lungo. Se ciò accade più volte al giorno per tutti i mesi estivi, l'animale non riesce a nutrirsi a sufficienza e non accumula i grassi necessari per superare il lungo letargo invernale. Un piccolo stambecco malato è stato trovato su un terrazzo a metà di un salto di roccia. Per raggiungerlo, i guardiaparco hanno dovuto servirsi di manovre di corda tipicamente alpinistiche. Lo stambecchino è stato colpito da un'infezione agli occhi che ogni anno miete numerose vittime tra gli ungulati alpini. Soltanto l'intervento di un veterinario specializzato accorso alla base della parete può salvare il piccolo. Bastano alcune gocce di un collirio antibiotico e un'iniezione per avviare l'animale verso la guarigione e restituirlo al branco. Quella alla quale abbiamo assistito è solo una delle tante incombenze dei guardiaparco. I guardiaparco, per assolvere ai loro compiti quotidiani, debbono dimostrarsi allo stesso tempo rigorosi sorveglianti, bravi alpinisti, esperti ecologi. Soprattutto debbono conoscere alla perfezione le abitudini degli animali e anche quelle dei bracconieri, che ogni tanto tentano ancora di introdursi all'interno del parco. Gli stambecchi. Sono loro gli animali che più di ogni altro si identificano con il parco del Gran Paradiso e ne rappresentano il simbolo.
Oggi ce ne sono circa 6.000 esemplari. Inoltre piccoli nuclei di stambecchi, prelevati da queste stesse valli, sono stati reintrodotti con successo in molti ambienti alpini, dalle Marittime alle Giulie, dove si sono rapidamente moltiplicati. Per quali ragioni questo pacifico ruminante venne perseguitato fino al punto da causarne la scomparsa in quasi tutte le Alpi? Di certo un peso importante lo ebbero la facilità con cui era possibile avvicinarsi alla preda e la prelibatezza delle sue carni. Però la caccia spietata allo stambecco non era motivata principalmente da necessità alimentari. La farmacopea medievale e rinascimentale attribuiva a questo animale le più svariate virtù terapeutiche. Il sangue guariva dalla sciatica, dai reumatismi, dai dolori mestruali. Le corna triturate erano un ottimo antidoto contro ogni avvelenamento. Le ossa alleviavano il mal di testa. Lo stomaco essiccato guariva dal cancro. Gli escrementi risolvevano i sintomi della tubercolosi. Infine, un ossicino a forma di croce che l'animale ha nel cuore veniva considerato un portentoso amuleto. L'inverno è appena terminato. In questo periodo dell'anno i maschi, mentre stanno perdendo la pelliccia invernale, improvvisano spesso scherzose tensioni. Sono brevi duelli senza conseguenze, che nessuno dei partecipanti sembra prendere troppo sul serio. Probabilmente lo scopo del gioco è anche quello di allenare i più giovani ai severi tornei autunnali, quando ciascun maschio dovrà tentare di conquistare per sé, a suon di cornate, l'intero harem delle femmine. Tra gli stambecchi, solo al maschio più forte spetta il diritto di riprodursi. Nessuno degli altri, per tutta la durata dell'anno, potrà impunemente avvicinarsi ad una femmina. Forse proprio a quel futuro diritto alludono le brevi copule simboliche con cui ora i maschi vincenti sottolineano la propria supremazia sui perdenti. Spesso camminando per il Parco Nazionale del Gran Paradiso capita che attraverso un gruppo di stambecchi cammino e non si muovono, stanno lì. Pare che hanno perso l'istinto della fuga perché non sono stati aggrediti, non cacciati per decenni. E in realtà a lungo il Parco Nazionale veniva visto come una zona dove la caccia era vietata e l'uomo della città veniva come in un grande zoo a studiare, a vedere,
a godere questi animali. Oggi però intendiamo il Parco Nazionale non più soltanto come un grande zoo naturale, questa è una piccola parte. Oggi vediamo nel Parco Naturale una zona che tutela un mondo ancora intatto, un mondo in equilibrio, un mondo anche di ieri che in gran parte del mondo purtroppo è stato cancellato. E poi il Parco Nazionale è più che altro un ecosistema totale, un tutto, dal fondovalle fino in cima, incluso anche i paesi vicini, incluso anche l'uomo, e non deve essere considerato un'arca di Noè dentro della quale tutto è a posto e fuori tutto va in rovina. Esattamente il contrario. Il Parco Nazionale deve essere considerato come un laboratorio dove studiamo forme di convivenza con la natura per il domani, da esportare naturalmente in diversi modi, parzialmente fuori di questi parchi, per salvare anche parte del mondo fuori. Per entrare veramente in un parco non basta varcarne fisicamente i confini. Il piacere che si prova immergendosi entro scenari naturali di particolare fascino, l'entusiasmo per l'avventura e la scoperta, la curiosità, non debbono mai far dimenticare ai visitatori il rispetto per l'ambiente incontaminato di cui sono ospiti momentanei. Il parco ci invita a ritrovare al fondo di noi stessi gli occhi e le emozioni dell'infanzia. Quella inesauribile capacità di meravigliarsi e di trasformare anche la minima esperienza in un'avventura significativa che ciascuno di noi possedeva quando era bambino. Il parco è anche questo, un fluire di immagini suggestive, di vivaci sensazioni, di serene armonie che filtrano negli animi aperti ad accoglierne il senso e vi imprimono per sempre il loro riflesso. Solo chi impara a riconoscersi nel mobile specchio della natura può scoprire i mille segreti legami che lo uniscono a tutti gli altri esseri viventi. L'incanto del bosco. Un silenzio più ricco di risonanze di qualunque possibile musica composta dall'uomo. L'incontro vero con la natura, proprio perché presuppone lo sguardo libero dell'infanzia, apre sempre uno spazio al gioco. Un gioco. Come questa breve ma difficile scalata ad un dito di roccia che domina l'altopiano del Nivolé. Ai margini del Gran Paradiso nacque circa 25 anni fa un modo diverso, giocoso e trasgressivo di intendere l'alpinismo. Quell'atteggiamento venne chiamato il nuovo mattino. I giovani arrampicatori che vi si riconobbero irridevano ad ogni atteggiamento eroico, ed intendevano far venire a galla, nell'alpinismo,
una dimensione auto-ironica che era stata sempre soffocata. Gesti esperti e movimenti atletici per vivere allegramente le emozioni della montagna, facendo a meno di tutto l'armamentario della tradizionale retorica alpinistica. Ormai l'alpinismo ha assunto numerose facce. Ognuno può identificarsi in quella che preferisce. Parlando di Gran Paradiso, si pensa specialmente al Parco Nazionale. Invece, questo gruppo di montagne è importante anche per noi alpinisti. Storicamente non ha un grande peso questo Gran Paradiso, perché la storia risale soltanto al 1830 e i primi ad inserirsi fra i ghiacciai e le rocce a conquistare le vette erano gli inglesi. In un secondo tempo della conquista di questo gruppo, si parla adesso delle grandi pareti, dei pilastri, delle vie difficili, anni 30, alpinismo eroico, c'erano poi specialmente alpinisti locali, valdostani, che si inserivano nella storia come Chabot, Crétier, Binel, che hanno fatto grandi vie sulla Grivola, anche sulla nord del Gran Paradiso, un scivolo ripido di ghiaccio e di neve, e così questo campo per alpinismo è diventato molto vasto. Oggi c'è per tutti quello che cercano. Però la maggior parte che sale il Gran Paradiso sale per la via normale, una via accessibile quasi a tutti gli alpinisti. E purtroppo sono diventati anche troppi, e questo porta a rischi eccessivi. E per evitare questi rischi dell'affollamento, cadute di sassi, uno che disturba l'altro, le guide locali pensano di portare su una corda lunga fissata agli spit sulle rocce finali per dare meno rischio, però portare anche più gente. E secondo me questa non è la soluzione definitiva, perché attira ancora più gente non capace, mediocre, non esperta. E così alla fine avremo ancora più incidenti, forse anche più morti. Io non penso che questa sia una soluzione positiva, perché non risolve né il problema ecologico né i problemi della sicurezza. Secondo me, per lasciare le montagne, la quiete, la bellezza, bisogna portare meno persone. E questo succede se non portiamo le corde fisse, se non portiamo tutti questi trucchi tecnici. Chi vuole salire deve avere l'esperienza, deve avere la voglia di soffrire, deve avere la voglia anche di faticare. Andare in montagna significa anche essere responsabili per quello che si fa. E ognuno che non è capace di salire con la propria capacità, esperienza, con l'amico che forse ha più esperienza o con la guida, rimanga nel fondo valle. Se noi cerchiamo di portare sempre più per aiuti per i deboli, i rischi ancora aumenteranno e la quiete sulle cime se ne andrà. Dunque, perfino all'interno di un parco nazionale, interessi contrastanti possono produrre effetti negativi per la qualità dell'ambiente. Purtroppo le montagne che culminano col Gran Paradiso hanno dovuto subire, anche nel recente passato, aggressioni molto gravi. Come questi giganteschi tralicci per il trasporto dell'elettricità dalla Francia all'Italia. Non sempre gli abitanti del posto hanno compreso l'importanza anche economica del parco, ne hanno accettato le regole e lo hanno difeso da ogni tentativo di degradazione.
Eppure il parco, proprio perché ha protetto gli animali selvatici, i boschi, i paesaggi alpestri, ha favorito lo sviluppo di un turismo di qualità, grazie al quale i valligiani hanno potuto raggiungere il benessere senza rinnegare la loro cultura e il loro tradizionale stile di vita. Questa ardita guglia granitica veniva chiamata dai valligiani, e si chiama ancora oggi, Becco della Tribolazione. È un nome che, come molti altri egualmente negativi, rivela quale fosse in passato il carattere del rapporto che legava i montanari all'ambiente duro e avaro nel quale, loro malgrado, erano costretti a vivere. Oggi la situazione si è capovolta. Quelle stesse muraglie selvagge si sono trasformate in calamite di sogni. Ultimi luoghi in cui l'uomo può ancora sperimentare l'avventura in un confronto diretto e leale con gli elementi naturali. Due alpinisti sono impegnati nella scalata della parete sud-est del becco meridionale della Tribolazione, lungo una delle vie più difficili del gruppo. Il tempo, che al mattino sembrava promettere un'ascensione senza problemi, si è improvvisamente guastato. Nebbia e gelo si sono impadroniti della montagna. Le dita intirizzite stentano a trovare gli appigli. La visibilità ridotta rende incerto l'orientamento. Tuttavia i due alpinisti non battono in ritirata. Possiedono esperienza e coraggio. Sono consapevoli di potercela fare. La loro progressione verso la vetta viene ad assumere così per noi il valore di una metafora insieme ecologica ed esistenziale. Illumina quello che dovrebbe essere dovunque il carattere del rapporto tra gli esseri umani e la natura. Un rapporto cristallino, a volte severo e anche spietato, che non lascia spazio a caramellosi sentimentalismi, a comode illusioni autoconsolatorie, a fanfaronate da salotto. Certo, non basta misurarsi con le difficoltà di una parete di roccia per liberarsi automaticamente dei propri difetti, delle proprie insicurezze, delle proprie meschine ambizioni. Perché ciò accada, bisogna aver già maturato dentro se stessi una reale disponibilità al mutamento. Solo così l'incontro con l'ambiente naturale della montagna
potrà aiutarci a far emergere la verità segreta, nascosta al fondo di ciascuno di noi.